Allora, ragazzi, buon pomeriggio. Oggi siamo alla nostra quarta, al nostro quarto incontro inerente il percorso di avvicinamento al self-entrepreneurship, cioè all'autoimprenditorialità. Oggi affronteremo qualche argomento sicuramente, spero, interessante per voi, che ha a che fare, diciamo, con quella che è l'internazionalizzazione delle imprese, con il concetto di internazionalizzazione delle imprese. Quindi noi abbiamo inizialmente scoperto qual è il mondo della imprenditorialità e dell'impresa. Nella seconda giornata abbiamo affrontato i temi inerenti l'imprenditorialità e il business, quindi capire come trasformare un'idea di impresa in una ottima opportunità e quindi soprattutto in un business vero e proprio. Poi ci siamo avvicinati anche al concetto di knowledge management, cioè di gestione delle conoscenze all'interno dell'impresa. Di pari passo stiamo scoprendo anche la metodologia attraverso la quale poter redigere un nostro business plan, qualunque sia la finalità per la quale noi effettuiamo questo, lavoriamo in questo modo. E abbiamo anche visto nella giornata di ieri come costruire un business plan in maniera standard. Oggi, come dicevo, affronteremo quindi l'argomento inerente all'internazionalizzazione delle imprese. E se riusciremo nel tempo che abbiamo a disposizione, cercheremo un pochettino di vedere, innanzitutto di capire quali sono le politiche europee che sono state programmate per questa nuova agenda strutturale 2014-2020, volte alla possibilità proprio per le imprese, di dare una possibilità alle imprese di internazionalizzarsi, di crescere. Affronteremo poi l'argomento delle diverse tipologie di imprese, un argomento che avevamo lasciato un attimino in sospeso nei giorni precedenti, e poi vedremo un pochettino anche che cosa, quali sono, o meglio, gli enti che maggiormente agiscono a favore del sostegno per l'internazionalizzazione delle imprese. Quindi, iniziando il percorso pomeridiano, vedremo un pochettino di capire come l'Unione Europea si muove in questa nuova agenda, come ha intenzione di muoversi per promuovere appunto le imprese nel suo territorio. Ovviamente va da sé che dobbiamo cercare innanzitutto di partire da un presupposto fondamentale, che noi come imprese in Italia non possiamo più considerarci un qualcosa di prettamente nazionale. Piccole, medie o grandi che siano le imprese, devono comunque avere un concetto di internazionalizzazione, perché ormai i mercati sono aperti, sono liberi e soprattutto è importante riuscire a scoprire per un'impresa anche nuova, anche in fase di start-up, come potrebbe essere la vostra, è importante capire quali sono i bacini, okay, di possibili clienti. Quindi quali sono i mercati? Il mercato si suddivide in aree. Quali sono le aree anche al di là dei nostri confini che potrebbero essere praticamente aggredite dalle nostre strategie di impresa, per permetterci ovviamente di produrre maggiori fatturati. Quindi affrontiamo le politiche europee, vediamo un po' di capire quali sono le politiche che l'Unione Europea ha deciso di adottare per le piccole e medie imprese attraverso i programmi di supporto. Come potete vedere, esiste un documento molto importante che è stato redatto dall'Unione Europea che prende il nome di Small Business Act e che in un certo senso viene seguito e monitorato da questo ente, il cui acronimo è COSME, poi vedremo cosa significa questo acronimo,
porta avanti il programma per la competitività delle imprese e delle piccole medie imprese in particolare per tutto il periodo 2014-2020. Il tutto rientra nell'ambito di quello che è lo sviluppo, cioè di quella che è, diciamo, la linea seguita dall'Unione Europea, dello sviluppo delle politiche per le piccole e medie imprese e quindi l'applicazione dello Small Business Act. Innanzitutto, lo Small Business Act parte dall'analisi di quelle che sono le piccole e medie imprese in Europa. Per piccole e medie imprese, come dicevamo anche l'altro giorno, si intendono tutte quelle imprese che hanno meno di 250 addetti, un fatturato che può arrivare fino a 50 milioni di euro, o un bilancio fino a 43 milioni di euro, e che rappresentano, come vedete, questo diagramma a torta, in un certo senso, il 67% dei posti di lavoro che in Europa vengono ovviamente affidati, con una suddivisione tra micro, piccole, medie e grandi. Vedete? Praticamente, come potete osservare, la parte verde non riusciamo ovviamente a leggere quella che è la percentuale, ma ve la posso dire io. Dunque abbiamo, come vedete, circa un 29% costituito da microimprese, un buon 21% dalle piccole, più o meno altrettanto dalle medie ed una buona fetta anche di grandi imprese che rappresentano il 33% dell'occupazione per quanto riguarda i posti di lavoro. Ora, ovviamente, le piccole e medie imprese ovviamente, rappresentano circa il 58% del valore aggiunto, rispetto all'insieme delle imprese. Tant'è vero, lo potete vedere questo lo potete riscontrare nel secondo diagramma. Ma andando più del dettaglio per capire meglio quella che è la politica europea per le piccole e medie imprese, innanzitutto, un ruolo fondamentale lo svolge la Commissione europea. Perché la Commissione preposta proprio diciamo, all'applicazione dello Small Business Act cerca, attraverso il suo ruolo, cerca di portare avanti un coordinamento di quelle che sono le azioni svolte dai diversi Stati membri e soprattutto cerca di coordinare lo scambio di quelle che sono le buone pratiche tra gli Stati membri. Per buone pratiche ovviamente intendiamo quelle che sono le migliori strategie seguite dai vari stati membri per poter appunto cogliere quelli che sono gli obiettivi che vengono indicati appunto dalla Commissione europea. Ovviamente la Commissione ha anche il ruolo di monitorare la dimensione delle piccole e medie imprese anche in relazione alle altre politiche europee, non soltanto, diciamo, quelle finalizzate allo sviluppo delle piccole e medie imprese, ma anche tutte le altre varie politiche europee, e quindi in relazione anche al settore del sociale, in relazione al settore della tutela dell'ambiente, per esempio, e via discorrendo. Quindi lo Small Business Act per l'Europa, come vedete, indica dei programmi, anche prevede dei programmi di supporto. Questo in realtà è un documento che è stato adottato nel 2008, ma che poi nel 2011, se non sbaglio, è stato anche revisionato. Okay? Inizialmente prevedeva 10 principi base contenenti le misure legislative e quelle non legislative, applicabili ovviamente a livello europeo e a livello anche delle singole nazioni, dei singoli stati. Nel 2011 si è proceduto ad una sua revisione, attraverso la quale sono state individuate diverse aree prioritarie, quindi sono stati in un certo senso anche modificati i confini relativi alle aree prioritarie, anche in virtù di quella che è l'entrata, diciamo, quella che è stata l'entrata nell'Unione Europea dei nuovi stati, no? Dell'est europeo,
e soprattutto con una particolare anche attenzione a quello che è la governance. Chissà dirmi che cosa si intende per governance. Vediamo un po'. Se ne sente tanto spesso parlare. Più o meno. No, la governance più che altro si intende proprio come amministrazione dei vari stati membri. Cioè la governance non è altro se non l'aspetto, riguarda l'aspetto inerente proprio le politiche amministrative all'interno dello Stato, ok? Proprio il governo, nel vero senso della parola. E quindi, in un certo senso, la Commissione europea continuamente, voi lo potete anche sentire spesso, no? Dai nostri telegiornali, nel momento stesso in cui la Commissione europea si muove, qualora uno Stato adotta delle politiche economiche attraverso il proprio documento di programmazione economico-finanziaria non molto consoni a quanto stabilito nello Small Business Act, no? Molte volte interviene il Presidente della Commissione europea, no? Per bacchettare, diciamo, i capi di Stato di governo, dicendo che, consigliando determinate strategie da adottare per far sì che si possa ridurre il debito pubblico, se, tutto ciò che sentite, diciamo, a livello proprio di informazione anche quotidiana. Quindi diciamo che la Commissione europea è molto attenta agli sviluppi delle politiche di governance dei singoli, delle singole aree, dei singoli stati membri. Quali sono questi 10 principi su cui si basa questo fondamentale documento? Adesso vi sentirete anche un po' più toccati, perché comunque non sono principi che vengono dettati per le grandi imprese, ma sono principi dettati proprio per le piccole e medie imprese, anche per le micro imprese o le nano imprese, quelle che un domani spero qualcuno di voi possa riuscire a realizzare. Innanzitutto incoraggiare lo spirito imprenditoriale, poi dare agli imprenditori sempre una seconda possibilità. Non solo, ma dare anche delle regole che siano comunque conformi al principio, pensare anzitutto in piccolo. Può sembrare un controsenso, no? Perché potremmo pensare noi al fatto che l'Unione Europea dovrebbe cercare, no, di favorire la crescita delle aziende esistenti per permettere che cosa? La crescita del prodotto interno lordo delle singole aree della comunità, dell'Unione. Ma in realtà l'Unione Europea getta le basi affinché in ogni regione della nostra Unione Europea si segua il principio pensare anzitutto in piccolo. Come lo interpretate voi questo? Secondo il vostro modo di, diciamo, di percepire l'argomento che stiamo affrontando. Che cosa si intende? Pensare anzitutto in piccolo. Esattamente, Ma cioè. un'idea, anche se è un'idea, quanto più può essere, secondo la tua logica, può essere grande, però innanzitutto parti da delle basi concrete e solide, anche se parti dalla terra, diciamo, per tentare di allargarti sempre di più. Esatto. Cioè, attuare politiche di piccoli passi. Infatti, se voi volgete la vostra attenzione con una certa particolare cura anche alle politiche di finanza agevolata adottate dalla Comunità Europea, vi renderete conto come sono favoriti soprattutto i piccoli investimenti d'impresa, non i grandi, perché ovviamente è come quando, volendo fare un esempio molto semplice, io prendo la patente di guida. Nel momento stesso in cui ottengo la patente di guida, le
La cosa migliore da fare è quella di iniziare a impratichirsi guidando vetture non bolidi, non vetture, diciamo, di un certo livello, ma partendo dalle piccole vetture, no? E la stessa cosa vale anche, diciamo, nel concetto che la Commissione Europea ha voluto, diciamo, fissare nello Small Business Act, cioè quello secondo il quale si cresce attraverso una politica di piccoli passi. Poi comunque io, Unione Europea, favorisco anche le grandi realtà imprenditoriali attraverso altre politiche. Però ricordate quello che abbiamo detto all'inizio, lo Small Business Act è volto solo ed esclusivamente alle piccole e medie imprese. Badate bene, abbiamo visto prima, poi lo vedremo anche nella seconda parte del pomeriggio, per piccole e medie imprese intendiamo comunque imprese che hanno un numero di risorse umane impiegate fino a 250 dipendenti, che per realtà come le nostre, ad esempio quelle locali, territoriali, cioè sono già un bel numero, ok? Avvicinare le pubbliche amministrazioni alle esigenze delle piccole e medie imprese. Quindi cercare di sensibilizzare, ok, le pubbliche amministrazioni, quindi gli enti locali, soprattutto alle esigenze che hanno le piccole e medie imprese. Per enti locali, voi capite, se sapete, intendiamo noi. Comuni, province, regioni, ok? Alle esigenze delle piccole e medie imprese. Attraverso anche l'attuazione di strategie di e-government. Penso che ne avete forse sentito parlare, no? Cioè di anche governo di direzione di amministrazione svolta attraverso anche le più moderne tecnologie. Ok? Altro principio, facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici e usare meglio le possibilità degli aiuti di Stato per le piccole e medie imprese. Ok? Ora, questi principi che noi stiamo analizzando, badate bene che li dovremmo ritrovare anche in quelli che sono i piani di sviluppo degli enti locali. Prendiamo la regione, il PSR regionale. Quello ad esempio che è stato redatto ormai ed è pronto ad attuarsi per l'agenda 2014-2020 deve contenere questi principi. Agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese ai finanziamenti. Finanziamenti qui in generale, finanziamenti non agevolati, finanziamenti ordinari anche. Quindi, interagire nei rapporti tra PMI e istituti di credito, dettare delle direttive che possano permettere alle piccole e medie imprese di usufruire meglio di finanziamenti bancari. Ancora, aiutare le piccole e medie imprese a beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico. Questo è facile anche da capire in virtù di quello che dicevamo prima per il discorso della globalizzazione dei mercati. Promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle piccole e medie imprese e l'accesso all'innovazione e ai programmi di ricerca. In questo principio un po' è contenuto quello di cui abbiamo parlato anche nei giorni precedenti. Promuovere, magari ecco, soprattutto nella seconda parte dell'ottavo principio, per promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle piccole e medie imprese significa anche sostenere, aiutare le piccole e medie imprese nella sostenere i costi, per esempio, della formazione dei propri dipendenti. Infatti esistono delle agevolazioni, dei contributi per le imprese attraverso le quali poter migliorare la formazione dei propri dipendenti. Ok? Quindi l'Unione Europea dice: io aiuto anche te, piccola media impresa, a sostenere le spese di formazione per i tuoi dipendenti, ok? Ovviamente dovendo però tu impresa rispettare determinati requisiti, avere determinati requisiti e rispettare determinati principi.
relativi alla formazione dei vostri dipendenti. E facilitare anche l'accesso all'innovazione e ai programmi di ricerca, proprio perché abbiamo visto nei giorni precedenti come l'innovazione, come la R&S, la ricerca e lo sviluppo, siano sicuramente il futuro ormai dell'impresa, di qualunque genere si tratti di impresa, eh? Poi ancora, lo Small Business Act deve permettere alle piccole e medie imprese di trasformare le sfide ambientali in opportunità. Vedete, questo è stato un principio che è stato inserito nella revisione del 2011, perché nel documento del 2008 non era preso in così importante considerazione anche l'ambiente. Quindi tutte quelle che sono le esigenze emergenti dalla tutela ambientale, per una buona tutela ambientale, devono essere trasformate in opportunità. E infine, incoraggiare e sostenere le piccole e medie imprese perché beneficino della crescita dei mercati, sia direttamente che indirettamente. Ok? Quindi, nel momento stesso in cui un mercato, un particolare tipo di mercato sta crescendo, bene, la crescita di questo mercato deve interessare non soltanto le imprese che operano direttamente in quel mercato, ma anche le imprese che ci possono operare indirettamente. Ok? Vediamo l'esempio della grafica 3D, no? Un'azienda che si occupa di grafica 3D potenzialmente può essere interessata dalla crescita di qualsiasi tipologia di mercato. Non solo nel mercato relativo solo ed esclusivamente alla grafica 3D. Ok? Quindi questi sono i 10 principi cardine, che bene o male, se ci riflettete un attimo, rappresentano i punti fondamentali, che gli obiettivi fondamentali che dovrebbero essere raggiunti per far sì che le imprese possano crescere all'interno di un'area geografica, soprattutto in periodi di crisi come questo. Ma guardate, favorire la crescita delle piccole e medie imprese, adesso apriamo un attimo una parentesi macroeconomica, favorire la crescita delle piccole e medie imprese, che cosa vuol dire? Vuol dire sì permettere alle stesse aziende di crescere e quindi di avere fatturati più alti, e quindi fatturati più alti determinano una migliore soddisfazione dei bisogni umani, un maggiore indice di redditività da parte ovviamente della popolazione, ma fondamentalmente da un punto di vista anche economico-politico cosa significa secondo voi? Circolo di denaro, quindi una crescita di quello che viene detto PIL, il prodotto interno lordo. Ok? La crescita del prodotto interno lordo automaticamente permette di determinare una riduzione del deficit pubblico, dei debiti anche che lo Stato ha nei confronti dei soggetti terzi. Permette ovviamente quindi l'instaurarsi di tanti meccanismi macroeconomici che alla fine portano sicuramente benessere, portano soddisfazione economica e non solo, come voi potete capire, perché il benessere, dove per benessere non dobbiamo intendere il benessere proprio nel senso stretto del termine, da un punto di vista proprio lessicale, ma dobbiamo intenderlo come situazione di, non di agio, ma di buona vita, ok? Intesa da un punto di vista anche del welfare, quindi del sociale, ok? Quindi è importante capire come nel momento in cui noi sentiamo parlare di strategie per la riduzione del debito pubblico, strategie per favorire l'incremento del prodotto interno lordo, dobbiamo sentirci toccati anche noi da queste strategie. Sia che siamo imprenditori, ma anche che siamo dipendenti di determinate aziende, perché probabilmente se noi miglioreremo nel nostro lavoro, permetteremo alla nostra azienda anche di produrre meglio. Ok?
Quali sono i risultati? Che ovviamente i risultati a cui aspira lo Small Business Act. A livello europeo, tutta una serie di proposte legislative che possano portare ad un'IVA ridotta, a delle direttive che permettino la possibilità di ritardi nei pagamenti, ma questo può avvenire solo quando ovviamente c'è una certa situazione economica non così sfavorevole come in questo periodo. Ma ci sono anche delle proposte da parte di questo documento non prettamente legislative, come quella ad esempio di predisporre dei test per le piccole e medie imprese attraverso le quali tastare il polso della piccola e media impresa italiana e non solo, ovviamente, la piccola e media impresa nell'ambito delle diverse regioni dell'Unione Europea. Questo a livello europeo. A livello nazionale, quali sono i risultati che si devono ottenere o si cercherà o si deve cercare di ottenere con l'attuazione di quei 10 principi dello Small Business Act? Facilitare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e promuovere, come si sta facendo con questo corso, l'imprenditorialità. Nel nostro caso l'autoimprenditorialità, nel caso del nostro corso. Guardate, il corso che noi stiamo seguendo è un corso finanziato dalla Regione Puglia. Attraverso che cosa? Attraverso i fondi comunitari. E quindi anche voi siete parte attiva di questo processo, se ci pensate bene. Siete utenti, usufruitori di queste agevolazioni e soprattutto soggetti direttamente interessati dall'applicazione di questo Small Business Act, dei principi in esso contenuti e in particolare quello di favorire la formazione e ovviamente la promozione all'imprenditorialità. Nel momento in cui si è proceduto alla revisione dello Small Business Act, si è mantenuta rispetto al 2011 e rispetto al 2008, si è mantenuta la stessa struttura con i 10 principi guida. Sono state intraprese 48 nuove azioni di intervento, per azioni si intende azioni di intervento di particolareggiate, e sono state individuate con la revisione 4 aree prioritarie, che sono la semplificazione delle procedure per permettere meno cavilli burocratici per le imprese, neo o meno neo che siano, favorire l'accesso ai finanziamenti, permettere l'accesso ai mercati e quindi dare vita a miglior fenomeni di internazionalizzazione delle imprese e quindi favorire sempre l'imprenditorialità. E poi sempre il discorso della governance, di cui abbiamo parlato prima. Governance. Questo termine, SMEM VOI, Mr. PMI, significa praticamente, non vi sto a spiegare più di tanto, significa in pratica favorire la crescita delle piccole e medie imprese sia a livello europeo ma anche a livello nazionale, cioè non guardare allo sviluppo delle imprese solo a livello locale ma contestualmente in un ambito europeo, in un ambito internazionale. Quindi nel momento stesso in cui facciamo un esempio molto semplice, nel momento stesso in cui voi usufruite di finanziamenti che vengono gestiti da Invitalia per avviare una vostra microimpresa o una piccola attività individuale, beh, quei finanziamenti vi vengono concessi non perché voi possiate in un certo senso consolidarvi nella vostra piccola realtà locale, ma vi vengono forniti soprattutto per dare a voi la possibilità di avere già una visione aperta dei mercati e quindi poter anche offrire i vostri servizi o i vostri prodotti anche oltre confine.
È chiaro che nell'ambito di un business plan di quel tipo ci si chiede, no? di individuare l'area geografica di riferimento in cui noi opereremo tutte le nostre strategie. E come avete potuto vedere in quel modello che io vi ho fornito, si parte proprio dal territorio comunitario, cioè non soltanto dal territorio locale, no? E ovviamente le politiche di governance devono favorire questo, cercando di creare quindi un network di questi, diciamo, di queste realtà di miglioramento, un network di organizzazioni proprio a livello europeo. Per questo lo Small Business Act ha previsto un'assemblea annuale tra i rappresentanti di queste organizzazioni per poter, in un certo senso, monitorare il percorso che viene seguito. Esempi di azioni. Per esempio, ridurre tempo e costi per le start-up. Fondamentale, no? Abbiamo visto quali sono le start-up. Le start-up sono quelle nuove imprese che nascono più o meno favorite da fondi strutturali europei o soltanto frutto di utilizzo di risorse proprie, che però devono affermarsi sul mercato. Allora, per poter permettere a queste realtà, nuove realtà, di diventare soggetti attori principali nel mercato di riferimento, occorre ridurre i tempi necessari affinché si possa, diciamo, predisporre l'azienda e farla partire, e i costi. Ok? Questo lo vediamo anche nelle semplificazioni burocratiche a livello locale. Adesso praticamente l'autorizzazione comunale racchiude già di per sé il nulla osta sanitario, eccetera, eccetera. Vedete, è tutto un esempio di semplificazione che è avvenuto. Prima invece bisognava chiedere, nel momento in cui dovevo aprire una nuova sede operativa, far intervenire la ASL, poi con il risultato della ASL andare al comune, cioè tutta una serie di lungaggini burocratiche che alla fine ti comportano tempo e ti fanno aumentare anche i costi. Promozione anche sempre di queste piccole medie imprese, le SME sono praticamente, avrete capito, small, medium, enterprise, scusate, cioè le piccole medie imprese, termine in inglese delle nostre PMI. Promozione dei test di queste PMI e riduzione anche della burocrazia che purtroppo ci ammazza ancora oggi, in qualsiasi, soprattutto nell'ambito del nostro Stato. Un website per programmi di accesso al credito, quindi creare una piattaforma comune che possa permetterci proprio di, esiste già la verità, esiste, poi per chi è interessato darò le indicazioni, ma credo, se non ricordo male, l'ho inserito anche alla fine il riferimento, che può interessare anche voi, perché la comunità europea finanzia in due maniere, o in maniera indiretta, come accade nella stragrande maggioranza dei casi, cioè che fa, destina le risorse da gestire, le risorse finanziarie praticamente attraverso le quali aiutare le imprese o le nuove imprese ai vari enti gestori, che possono essere regioni, le province direttamente e via dicendo, ma anche in maniera diretta, attraverso programmi di partenariato. Qui parliamo soprattutto sempre di imprese che nascono dalla ricerca e dallo sviluppo e che possono interessare anche noi direttamente. Piano di azione per l'imprenditorialità, quindi redigere anche la Commissione europea prevede un business plan per ovviamente favorire l'attuazione dei principi dello Small Business Act, un piano di azione che possa a sua volta determinare la crescita dell'imprenditorialità e l'adozione delle giuste strategie per consentire l'internazionalizzazione delle imprese. Poi ci sono anche dei programmi di supporto, di sostegno, ossia l'accesso al credito per quelle imprese ovviamente che già esistono, che intendono, magari hanno i numeri a livello di determinate risorse per poter crescere, ma che non hanno magari risorse finanziarie sufficienti.
Per esempio, i programmi gestiti dal gruppo BEI, che è un gruppo particolare appunto della Comunità Europea, e che sono accessibili tramite degli intermediari nazionali, che possono essere rappresentati dai fondi di garanzia, da diciamo, i soggetti gestori dei fondi di garanzia, o che possono anche favorire venture capital di cui abbiamo parlato l'altro giorno. Attraverso sovvenzioni gestite direttamente dalla Commissione europea, l'ho anticipato 2 minuti fa, no? Soprattutto laddove c'è ricerca, innovazione e ambiente. Quindi abbiamo dei canali diretti attraverso i quali poter avere direttamente dalla Comunità europea supporto e sostegno. Attraverso sovvenzioni gestite dagli Stati membri e che arrivano a noi in maniera indiretta. Quindi gli aiuti regionali, i fondi strutturali e via dicendo, che determinano quindi un sostegno indiretto che può avvenire anche in altri particolari modi, come le reti di impresa, i mentoring. Sapete che significa mentoring, il termine mentoring? Allora, un mentore, da un punto di vista imprenditoriale, dimmi Gabriele. La guida. In questo momento, per esempio, per voi io sono un mentore. La guida. Ok, un tutor. Tutoraggio. Ok? Il mentoring non è altro se non il tutoraggio imprenditoriale in questo caso. E quindi c'è un sostegno indiretto attraverso il mentoring. Per esempio, il vostro corso di formazione è un corso che è stato finanziato attraverso dalla regione, ma che in realtà è frutto di un programma di sostegno indiretto della Comunità Europea, dell'Unione Europea, attraverso attività di mentoring svolta da me e dai colleghi che mi hanno preceduto. Programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese, gestito da questa COSME, che appunto è questa agenzia preposta per la Commissione. COSME sta per praticamente Commissione per le piccole e medie imprese. Rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese europee. Incoraggiare l'imprenditorialità e la promozione delle piccole e medie imprese. E porre le basi per poter raggiungere un target principale. Qual è questo obiettivo principale? Quello che deve interessare le piccole e medie imprese nel loro insieme. Nel loro, diciamo, nell'ambito di quella che è la loro realtà complessa, ma anche gli imprenditori, le organizzazioni che sostengono le imprese e le amministrazioni regionali e nazionali. Questo è l'obiettivo. Attraverso la creazione di un sistema tra questi soggetti attori, probabilmente si può riuscire a incoraggiare e a favorire e a promuovere l'imprenditorialità. La dotazione finanziaria prevista è stata quella di 2,3 miliardi di euro dal 2014 al 2020. Quali sono gli obiettivi e le attività principali di questo organismo? Migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione, promuovere, abbiamo detto, l'imprenditorialità. Migliorare l'accesso delle piccole e medie imprese ai finanziamenti e migliorare l'accesso anche ai mercati. Come, secondo il COSME, è possibile migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione? Attraverso delle politiche, o meglio, attraverso delle azioni di analisi statistica e di studi, attraverso delle attività volte a sviluppare e a monitorare le politiche a favore delle piccole e medie imprese, attraverso la semplificazione, come dicevamo prima, e per semplificazione, la semplificazione la si può ottenere anche attraverso uno scambio di buone pratiche tra le diverse realtà comunitarie o attraverso dei workshop che interessano ovviamente le varie zone d'Europa, le varie aree europee, attraverso il turismo. La promozione dell'imprenditorialità come può avvenire? Attraverso il progetto Erasmus per gli imprenditori che già è partito, non so se ne avete sentito parlare. Voi sapete che esiste un progetto Erasmus per gli universitari, no?
Bene, dal momento che il progetto Erasmus, che è partito all'epoca in cui studiavo io, quindi diciamo stiamo già passato tanto tempo, nell'85-86 fu attuato il primo progetto Erasmus universitario. Si è capito come fosse importante questa forma di collaborazione tra le università che prevede ancora oggi lo scambio interculturale, no? Formativo degli studenti. E quindi la Commissione europea ha pensato: perché non creare un progetto Erasmus anche per le piccole e medie imprese? Di questi giorni, mi hanno fatto vedere questi giorni anche in Infatti, perché sta televisione. partendo, esattamente, sta partendo proprio in questi giorni. E secondo il mio modestissimo punto di vista, credo che sarà uno strumento validissimo, veramente valido, per favorire l'internazionalizzazione soprattutto, oltre che lo scambio di esperienze imprenditoriali, tra regioni e regioni dell'Unione Europea, ma anche per favorire proprio quello che è quel percorso di avvicinamento all'internazionalizzazione e quindi all'apertura verso i mercati, diciamo, non strettamente riguardanti il nostro piccolo orticello. Promuovere l'imprenditorialità per quanto riguarda le donne imprenditrici, sebbene, diciamo, sono anni ormai che si cerca di favorire l'imprenditorialità femminile e lo si riesce a fare, però ci si è accorti che le donne imprenditrici sono ancora un piccolo numero rispetto a quello che è il totale. Attraverso una certa educazione all'imprenditorialità, come quello che stiamo cercando di, no? di intraprendere nel nostro percorso. Poi ancora, secondo il COSME, come è possibile migliorare l'accesso delle piccole e medie imprese ai finanziamenti? Dotandoli di nuovi strumenti finanziari, creando nuovi strumenti finanziari. Nuovi strumenti finanziari vuol significare anche nuove forme di finanziamento, nuove tipologie anche di finanziamento, non direttamente della comunità, ma anche per quanto riguarda i finanziamenti ordinari. Quindi determinare delle nuove strategie che le banche devono seguire, o che diciamo, strategie di adozione di nuovi strumenti finanziari attraverso i quali dare la possibilità agli imprenditori di poter accedere meglio al credito bancario. Ancora, migliorare l'accesso ai mercati attraverso la creazione di una rete di Enterprise Europe, cioè proprio una vera e propria rete europea di impresa, sostenendo le piccole e medie imprese all'estero, come? Con la creazione di portali online, con delle campagne di informazione, con i clusters. Clusters. Già visto io. Esatto. Ma per all'estero si intende in Europa? In questo caso sì, qui sì, questo è un programma, lo Small Business Act è un programma proprio che ci permette di favorire l'internazionalizzazione all'interno di quello che è il nostro territorio europeo. Ovviamente ci sono poi tante altre, diciamo, azioni portate avanti, poi lo vedremo nella terza parte del pomeriggio. Ho preparato anche delle slides dell'ICE, l'Istituto per il Commercio con l'Estero, che permettono quindi di inserirsi in ambiti ancora più internazionali e ovviamente extraeuropei. Però è chiaro che intanto cerchiamo di ampliare la nostra casa, che è troppo piccola ancora, no? Cerchiamo di ampliarla e quindi innanzitutto, prima di sentirci internazionali, cerchiamo di sentirci europei, no? E sicuramente in questo molto fanno, per esempio, le camere di commercio, questi enti autonomi, no? Che periodicamente promuovono anche delle azioni di sostegno alle imprese attraverso delle mission, attraverso delle missioni che vengono appunto organizzate affinché le imprese locali trovino nuovi sbocchi di mercato anche all'estero. Poi, ovviamente, come si può migliorare l'accesso ai mercati attraverso degli studi, le analisi, attraverso lo scambio anche proprio di buone pratiche. Vediamo un po' il programma Horizon 2020.
Vediamo un poco. Il cosme, sia il cosme, quindi diciamo questo organismo che abbiamo visto, che stiamo vedendo con la sua piattaforma dello Small Business Act, sia l'Horizon 2020, che è un altro, diciamo, programma altrettanto importante, hanno entrambi l'obiettivo di creare crescita. Vedete che diceva che termine? Creare crescita. E quindi di creare posti di lavoro in maniera però complementare, perché il COSME prevede il sostegno alle politiche e alle azioni orizzontali di ampliamento, no? Orizzontali. L'Horizon 2020 attraverso l'assistenza finanziaria diretta a progetti innovativi, quindi sono complementari, perché il COSME detta le basi con il suo documento, detta i principi. L'Horizon 2020 è già un programma attuativo che permette l'assistenza, dovrebbe attraverso le sue misure permettere l'assistenza finanziaria diretta ai progetti innovativi. Guardate, parliamo sempre, non passano più di 5 minuti in cui non parliamo di innovazione. E questo è il futuro dell'imprenditorialità. E abbiamo visto che cosa si può intendere per innovazione, no? Non solo, fino ad oggi abbiamo inteso l'innovazione solo come un'innovazione tecnologica, di apparecchiature nuove, no, di innovazione si intende anche nuovi metodi, nuove tecniche. Entrambi, sia il COSME che l'Horizon 2020, offrono strumenti finanziari che operano sulle medesime piattaforme, perché il COSME opera per tutte le piccole e medie imprese, l'Horizon 2020 per tutte le piccole e medie imprese innovative e quelle che vengono considerate le mid caps, cioè sono quelle imprese che si collocano in una via di mezzo tra la pura innovazione, okay, e il consolidamento di ciò che già esiste nel mercato in cui opera. Mid caps, cappelli di mezzo praticamente, ok? L'Enterprise Europe Network, che è praticamente la struttura, che supporta il COSME, fornisce informazioni su Horizon 2020 e sugli altri programmi di finanziamento dell'Unione Europea. Attenzione, informazioni che anche voi potete richiedere. Ci sono poi le indicazioni come fare, eh? Solo che bisogna conoscere che cosa, bene? Ovviamente. Eh? E qui già parte un pochettino la problematica. Va da sé che ormai la lingua inglese è diventata fondamentale, quindi al di là del modo in cui si è studiato l'inglese a scuola, lo si studia, comunque ormai deve diventare una seconda lingua madre, praticamente, se vogliamo essere al passo con i tempi, e non solo imprenditori. C'è bisogno di un programma specifico per le piccole e medie imprese da prendere pienamente in conto per quella che... cioè, qui l'ho espresso male. Occorre quindi comunque che sia stabilito, che sia redatto un programma specifico per le piccole e medie imprese che tenga in un certo senso conto di quella che è l'importanza che rivestono oggi le piccole e medie imprese sul territorio europeo, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista economico. Bene, questi sono gli obiettivi che entrambi questi due organismi si pongono. Allora, ovviamente, qui se vedete, leggete, fanno parte del pacchetto dell'Unione Europea da più di un decennio, quindi parla di pacchetto, per pacchetto intendiamo di insieme complesso di misure di intervento. Che cosa? I buoni risultati che effettivamente si stanno raggiungendo e che determinano quello che viene definito in inglese il leverage effect, cioè l'effetto proprio di livellamento, interventi di tipo differente, quindi garanzie a fondi di mutua garanzia e prestiti bancari alle piccole e medie imprese. Vi faccio un esempio. Oggi, nel momento in cui una piccola e media impresa deve
soddisfare una nuova fetta di domanda oppure deve mantenersi sul mercato a livello di posizionamento strategico competitivo, magari ha bisogno di accrescere, di effettuare degli investimenti che gli permettano di acquisire nuove attrezzature. Allora, per poter far questo, magari non dispone ovviamente dei capitali necessari per affrontare questi costi di investimento. E quindi ci si rivolge al prestito bancario. Sulla base di quelle che sono le garanzie che si possono fornire, come parlavamo, ne parlavamo ieri se non sbaglio, ovviamente magari l'azienda non è in grado, perché non ha garanzie sufficienti, non è in grado di ottenere quel credito. E quindi di poter compiere quegli investimenti e quindi automaticamente non è in grado di stare sul mercato. Allora, l'Unione Europea interviene attraverso il finanziamento dei fondi di garanzia, cioè permette la costruzione di fondi che in un certo senso sono sempre gestiti da soggetti poi terzi per conto dell'Unione Europea, che mi permettono, in parole povere, di usufruire di una parte della copertura delle garanzie che dovrei dare, che dovrei fornire. Ok? A partire già dalle società di le cooperative di garanzie esistenti. Oggi come oggi, per esempio, un'impresa artigiana che deve compiere degli investimenti si rivolge alla propria banca o ad Artigiancassa. Però magari deve compiere un investimento di 100.000 euro per dotarsi di un nuovo macchinario. Ovviamente può accadere che ha il potere economico di solvenza, quindi praticamente viene valutato come un'azienda che effettivamente può sostenere il piano di ammortamento, può ovviamente pagare le rate cosiddette. Però, ovviamente, siccome parliamo di un investimento di 100.000 euro, per legge deve dare delle garanzie, che può essere un titolo, che può essere un'ipoteca su immobili, no? Solitamente le garanzie richieste sono pari al 200% di quello che chiediamo. Bene, i fondi di garanzia intervengono attraverso le cooperative di garanzia. Io, come impresa artigiana, magari posso rivolgermi al Cofidi, posso rivolgermi ad Artigianfidi, posso rivolgermi a Casa Artigiani, sono le tre principali società di garanzia per le imprese artigiane, che essendo delle cooperative, che cosa mi dicono? Ok, noi ti possiamo aiutare, entra a far parte anche tu della nostra cooperativa, quindi acquista quote sociali e automaticamente usufruisci dei fondi. E noi ti supportiamo e ti sosteniamo al 50%, ok? Al 50%. Quindi se io per avere un mutuo di 100.000 euro, no, se per avere un mutuo di 100.000 euro dovevo dare ipoteca per 200.000 euro su immobili, adesso mi basterà dare ipoteca per 100.000 euro sull'immobile, ok? Quindi se io ho un immobile che ha valore 100.000, non dovrò scoraggiarmi perché dice la banca non mi finanzia, perché effettivamente sarà sufficiente se io usufruisco del fondo di garanzia. Dimmi. Quindi è come se fungono da garante nei confronti Sì, della banca. garantiscono al 50%. Ma questo quando accade solitamente? Quando mancano le garanzie reali. Perché se la banca non ti ritiene in un certo senso non ti ritiene valido per poter sostenere le rate, per poter pagare le rate e rientrare, diciamo, nel tuo finanziamento, poter sostenere il piano di ammortamento. Ovviamente anche per la società di garanzia non sarà possibile aiutarti. Quindi gli interventi avvengono proprio laddove io non posso dare delle garanzie reali. E quindi è già una grande cosa, tenete presente questo. Poi sempre bisogna attuare la politica dei piccoli passi, ovviamente. Esempio, stesso discorso, se io sono un'azienda, un'industria, allora mi posso rivolgere a Fidindustria, a Fondindustria. Ci sono diversi enti gestori dei fondi di garanzia.
proposito di questo, vi posso anche dire un'altra cosa molto importante, che nella maggior parte dei casi i finanziamenti si possono ottenere se vengono pianificati per SAL, per stati avanzamento lavori. Per esempio, questo quando io devo costruire un nuovo immobile che mi serve come sede operativa. Allora io posso raggiungere un accordo, magari trovo anche la cooperativa di garanzia che mi aiuta, mi supporta, grazie ai finanziamenti che quella cooperativa ha avuto provenienti dai fondi di garanzia europei messi a disposizione, perché l'Unione Europea ha detto a quella società: ok, gestisci questo fondo di garanzia, questo tot che proviene dai fondi di garanzia europei per le imprese che ne hanno maggiormente bisogno, che non hanno le garanzie necessarie per ottenere i crediti bancari, no? Allora, in questo caso diciamo che si può anche procedere a stato avanzamento lavori, quindi si trova l'accordo con la banca: tu mi finanzi per 100.000 euro, però finanziami una prima parte, dammi un acconto, io realizzo un tot, vieni, verifichi, fai fare la perizia, il lavoro è stato effettuato, gli investimenti stanno andando avanti, mi dai un'altra tranche, ok? Nella maggior parte dei casi si va avanti così quando si è impresa, non è come il mutuo di persona fisica per costruirsi casa, anche lì ormai si va, di solito si va anche più o meno in questo modo, si ottiene un acconto e poi si ha il saldo. Allora, ancora, interventi di diverso tipo possono essere le partecipazioni attraverso il capitale di rischio ad investimenti early stage of growth. Che significa? Il capitale di rischio, ve l'abbiamo detto, il capitale di rischio è quello che è il capitale proprio che io metto, no? Metto a monte per poter ovviamente realizzare degli investimenti. Allora, l'Unione Europea può anche favorire, può anche addirittura, può favorire la partecipazione di soggetti terzi nel vostro capitale di rischio, e qui rientriamo un po' anche al discorso che avevamo visto ieri del private equity e soprattutto in particolar modo del venture capital, ok? Attraverso degli early stage, cioè degli stati iniziali, livello iniziale, o dei growth, degli stati di avanzamento proprio, di crescita. Le caratteristiche comuni quali sono? Obiettivo? Quale? Di incrementare l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese, e poi operati dalla BEI e dalla FEI attraverso intermediari finanziari, che sono dei soggetti particolari per quanto riguarda sempre il discorso dei finanziamenti europei. Però il discorso è sempre questo: favorire l'accesso al credito. Vedete, qui poi ci sono alcuni dati, sia per il COSME che per l'Horizon 2020. Il COSME, attraverso la sua pianificazione delle azioni per migliorare l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese, praticamente ha destinato circa 1 miliardo e 436 milioni di euro, in linea di capitale di rischio per la crescita 690 milioni indicativamente, questo per, ovviamente per questa agenda strutturale. In linee di garanzia sui prestiti per 746 milioni di euro e fino a 150 mila euro come target per le piccole e medie imprese alla crescita. Il target significa destinare in media fino a 150 mila euro per ogni piccola e media impresa affinché possa favorire la sua, possa crescere, sì, possa avere una certa crescita. Guardate, per quanto riguarda le nostre realtà nazionali, diciamo, no? Nel momento in cui io usufruisco di finanziamenti, che possono essere quelli di Invitalia, ma possono derivare anche da altre misure di intervento regionali, da misure statali, nel 90% dei casi si tratta di finanziamenti che possono essere, o meglio, di contributi che possono essere anche cumulati. Va bene? Cioè, nel momento stesso in cui io percepisco un tot di un importo X per poter creare la mia attività, la mia impresa, su quella stessa impresa, o per quella mia stessa impresa meglio, potrò usufruire di ulteriori finanziamenti. Questo si chiama regime de minimis in Italia, non so se ne avete mai sentito parlare. Il regime de minimis è quel regime in base al quale una qualsiasi impresa in Italia
può usufruire fino a 200.000 euro in 3 anni consecutivi di contributi a fondo perduto, una qualsiasi impresa, una qualsiasi PMI. Ok? Quindi quando sentirete parlare di regime de minimis, come anche i finanziamenti in Vitalia che potrebbero interessare voi, Sto parlando per del primo giorno. esempio. Esatto. Significa che non vi dovete poi fermare e dire, beh, io i miei aiuti l'ho avuto. No, perché se viene pubblicata un'altra misura agevolativa, che rappresenta una grossa opportunità di crescita per voi attraverso nuovi investimenti che vi permetterebbe di effettuare, e quella nuova misura è in de minimis, significa che ne potete usufruire e cumulare quel conto, quel fondo perduto in 3 anni consecutivi, devono essere tra l'altro. Ok? L'Horizon 2020, invece, che è finalizzato, viene definito verso l'industrial leadership, cioè verso la leadership industriale, è più un programma che facilita l'accesso al capitale di rischio per poter raggiungere quindi appunto quella leadership industriale, e che ha destinato 3 miliardi 768 milioni di euro. Secondo questo programma, almeno un terzo di questo, diciamo, di questa quantitativo di risorse potrà essere allocato, quindi distribuito alle piccole e medie imprese e alle piccole mid caps. Non c'è breakdown, dice, tra debito e capitale di rischio, cioè non c'è un punto di rottura, ok, tra quello che si viene a verificare, tra quella che è la situazione di debito e l'utilizzo del capitale di rischio delle piccole e medie imprese. Diciamo che l'Horizon 2020, in parole povere, senza andare troppo ad addentrarci nel tecnico, è un programma che è finalizzato a dare di media un target di circa 150.000 euro a piccole e medie imprese sul territorio, ma favorisce quegli investimenti un po' più azzardati, se possiamo dire così. Ma che però, investimenti, permetterebbero alla PMI di raggiungere un posizionamento da leadership sul suo mercato. Ok? Questi sono gli strumenti finanziari nel COSME. Quindi, ricapitolando, strumenti finanziari sono le garanzie e il capitale di rischio per la crescita. Poi, attenzione all'accesso al mercato con la creazione di portali online e di help desk per le piccole e medie imprese. Gli help desk sono praticamente dei portali, ma non online, proprio come dire, delle strutture di aiuto e di supporto, help desk, per le piccole e medie imprese. Un esempio è la China IPR, che è un particolare help desk, una particolare struttura, diciamo, organizzazione meglio, che favorisce le PMI che intendono investire in Cina o che comunque intendono stabilire rapporti di interscambio commerciale, imprenditoriale e via dicendo con la Cina. Favorire poi le condizioni quadro, con il programma appunto di sviluppo regionale per il 2014, attraverso i seminari, i clusters e via dicendo. Favorire il turismo, perché il turismo viene considerato uno dei volani principali nell'ambito delle nostre aree europee, e dal turismo, con la crescita del turismo e del movimento turistico, si crea denaro, c'è niente da fare, si crea prodotto interno lordo. Favorire i fenomeni di imprenditorialità attraverso il progetto Erasmus che abbiamo visto, attraverso anche un altro progetto che è lo SME Week, praticamente è un progetto che porta a permettere degli interscambi tra piccole e medie imprese settimanali, no? Le Week. E tra l'altro poi questo Small Business Act prevedeva anche, invitava a presentare eventuali altre proposte tra la fine del 2013 e l'inizio di questo anno. Credo che sia possibile farlo entro giugno per eventuali proposte che si integrano con quelli che sono i principi cardini del programma indicativo. È tutto. Poi vi ho messo nella dispensa, troverete per maggiori informazioni, quindi per chi vuole un attimino ficcarci un po' più approfonditamente il naso dentro, oggi ma anche un domani, tenete conto che è un documento che ha la sua validità fino al 2020, e che poi sicuramente sarà revisionato anche,
in preparazione del prossimo programma strutturale, il sito web della DG Impresa Industria, che trovate qui, è ECI Europe Enterprise, il portale delle PMI, sono tutti portali europei, molte volte le trovate anche nella pagina in italiano, però se poi andate nei link particolari probabilmente dovrete mettere a frutto le vostre conoscenze in inglese. E poi lo SME Performance Review, dati sulle piccole e medie imprese, sulle SBA, praticamente sono Small Business Act, con tutto il link dove andare, dove partire nella vostra esplorazione. Sono dei portali da esplorare, molto interessanti per chi ovviamente intende fare impresa sul serio, anche da neoimprenditore o da futuro neoimprenditore. Va bene? Facciamo una pausa. Dimmi, Camilo. Come mai quelle là erano gli Zdesk proprio in Cina? Beh, perché come potete vedere anche, non mi ricordo se nella dispensa che seguirà, la Cina è stato uno dei primi mercati già da quasi 30 anni a questa parte, che è stato visto come uno dei mercati potenzialmente più in evoluzione, no? E quindi è uno è una delle organizzazioni, quella Cina che abbiamo visto, quella lì, è una delle organizzazioni meglio rodate dal punto di vista degli interscambi imprenditoriali, produttivi con l'estero. Okay? Adesso per esempio quella Cina rappresenta sicuramente, quello con la Cina rappresenta un canale fondamentale, però ci sono molti altri canali di interscambio d'impresa, di interscambio per le imprese anche con i nuovi paesi emergenti, le forti economie emergenti. Non so se voi avete idea di quali possano essere, vediamo un po'. L'India. Esattamente, esattamente. Dove lì la crescita del... No, Brasile e India sono le principali. Sud America anche, alcune parti del Sud America. La penisola arabica? La penisola arabica è un'area particolare, quella lì. Il Medio Oriente è un'area particolare, perché lì la ricchezza c'è sempre stata. Quindi non abbiamo... Loro comunque, più che alle nostre imprese vere e proprie, sono interessate al nostro know-how. Esattamente. Perché loro hanno le risorse economiche, ma non hanno le competenze specifiche. Ma questo va da sempre, vi ricordate, non so se già da quando eravate piccoli, quanti meccanici una volta, elettrauti, andavano, e ancora oggi ovviamente diciamo delle figure tecniche professionali molto più qualificate, proprio perché mancavano le basi mancavano in quei paesi, dove c'era ricchezza. Invece sono forte oggetto di studio queste nuove aree che si stanno sviluppando tantissimo, che hanno una potenzialità di crescita enorme, cioè basta andare a vedere il prodotto interno lordo del Brasile o dell'India, paesi del terzo mondo. L'India è ancora considerato un paese del terzo mondo perché ha delle grosse regioni in cui purtroppo c'è ancora molta, molta miseria. Però dal punto di vista imprenditoriale, industriale, stanno la Corea del Sud, sono dei mostri, anche la Cina stessa, no? Tant'è vero che ormai stiamo quasi per diventare italo-cinesi, no? Perché... Si stanno investendo in Africa adesso. Sì, sì, ma ecco... Diciamo questo, che questi mercati in forte evoluzione non li dovete vedere soltanto come un discorso di import, no? Non dovete vedere come un discorso di investitori che vengono da noi, ma li dovete vedere come potenziali vostri mercati. Tant'è vero che le missioni portate avanti da Union Camere, dalle Camere di Commercio, finalizzate proprio a favorire la conoscenza di quei mercati. Alla fine qual è la finalità principale che hanno? Quella di farvi capire, signori miei, inutile che state a perdere tempo solo qui dove c'è una determinata situazione di crisi. Se volete uscire fuori dalla crisi locale, dovete guardare oltre il vostro orticello, no? Questo è. E il Brasile o l'India sono dei campi veramente, sono delle miniere d'oro.
per chi come noi ha una piccola impresa, ha un certo know-how, una certa conoscenza tecnica, ma non riesce a sfondare. Allora, posizionandosi in quei mercati, e questo è il momento in cui noi dobbiamo entrare in quei mercati, e l'Unione Europea favorisce anche l'entrata in quei mercati. Ok? Va bene, ci rivediamo tra una decina di minuti, ok? Benissimo.